missione aree interne al giro di boa, in campo 900 milioni per 199 comuni della Toscana. Gonfalone d'argento per i due docenti dell'Università di Pisa, vincitori del Nobel dell'informatica. Pinocchio compie 140 anni, dal 25 al 27 agosto festa grande a Collodi. Il pony toscano è salvo dall'estinzione, premiata l'associazione Cavallino di Monte Ruffoli. Bilancio di metà mandato per la Commissione Aree Interne del Consiglio regionale della Toscana. La nostra regione è stata la prima in Italia a costituire un organismo di questo tipo, che con il suo lavoro punta a sostenere, valorizzare e promuovere l'entroterra toscano. La Commissione Aree Interne è una delle novità più significative di questa legislatura. È un lavoro importante portato avanti dal Presidente Niccolai, portato avanti da tutti i membri della Commissione. Un lavoro fatto di ascolto, di presenza sul territorio e di risultati concreti, perché in questi anni, due anni di lavoro, i risultati sono stati tanti, le risorse destinate alle aree interne sono state significative e importanti e non nascono mai a caso. Sono frutto di un lavoro serio, paziente, di tessitura e un lavoro importante che rende la Toscana più vicina, più unita. In questi due anni la Commissione ha tenuto 46 sedute, approvando 15 proposte di risoluzione, tra le più significative quella che mette in campo un potenziale di circa 900 milioni di euro per i comuni ricompresi nella mappatura nazionale delle aree interne, che in Toscana sono 199. Questi due anni e mezzo ci hanno visto lavorare su tante questioni e soprattutto raggiungere alcuni obiettivi importanti. Il primo, prima di tutto, è quello della riserva del 30% che abbiamo introdotto sui fondi europei che sono a disposizione della Toscana fino al 2027. Noi con la riserva del 30% mettiamo in campo 900 milioni di euro di sostegno agli investimenti per le imprese, per i comuni e per le realtà site nei comuni delle aree interne. Altro importante provvedimento è stata la legge sui custodi della montagna, che ci ha visto sostenere concretamente più di 400 imprese che operando in questi territori svolgono un presidio sociale ed economico fondamentale. Altra questione molto rilevante su cui ci stiamo adoperando e che vedrà nei prossimi mesi la partenza, abbiamo voluto vincolare una serie di risorse dei fondi europei sul sostegno al manifatturiero in questi territori. Nel rinnovo di metà mandato, la vicepresidenza, riservata all'opposizione, è passata da Luciana Bartolini a Massimiliano Baldini, in un avvicendamento tutto interno alla Lega. Mi sembra che il lavoro che è stato svolto, in particolar modo, da Luciana Bartolini, ma anche dall'intero gruppo, a partire dal Presidente, con il quale sicuramente collaborerò con piacere e coordinamento, sia un lavoro fatto davvero bene. In quest'ottica ritengo particolarmente importante sfruttare la Commissione Aree Interne anche sotto il profilo culturale, perché la Toscana diffusa, il concetto di Toscana diffusa, a maggior ragione negli ambiti dei luoghi, dei comuni, dei borghi più difficilmente raggiungibili, spesso individuano una serie di tesori culturali che vanno valorizzati al meglio. In questa direzione, sicuramente anche come responsabile cultura della Lega in Toscana, darò il mio massimo contributo. 45 le audizioni tenute fin qui dalla Commissione, dedicate a temi scottanti quali la sanità, l'approvvigionamento idrico e le esigenze delle isole toscane. Ci siamo interfacciati con i vari assessori, abbiamo cercato anche tramite molte audizioni di capire quelli che sono i problemi, problemi di infrastrutture, problemi di sanità, perché spesso in queste aree mancano i servizi. E sono aree che tra l'altro
voglio dire, danno anche un grosso contributo anche alle aree più vicine. Faccio un esempio, ci siamo interessati per esempio di un'indennità per i comuni sorgivi, che poi sono quei comuni delle aree interne ma che danno acqua in qualche modo a tutti. Abbiamo fatto proposte di risoluzione, già alcune vi sono state dette, e come aree interne ci siamo interessate anche di quelle aree interne particolari che sono appunto le isole del nostro arcipelago toscano, che vivono, diciamo, un essere geograficamente separate dal resto della Toscana. Sono stati i primi italiani a vincere il prestigioso premio internazionale Paris Kanellakis Theory and Practice Award, una sorta di Nobel dell'informatica, e lo hanno fatto con una invenzione messa a punto all'ombra della torre pendente. Si tratta di Paolo Ferragina e Giovanni Manzini, docenti del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, insigniti nei giorni scorsi del gonfalone d'argento. Questo è un premio che viene dato alla voglia di crederci, alla voglia di riuscire a migliorare la vita delle persone. Il professor Ferragina, il professor Manzini, con la loro ricerca sono riusciti a trovare le condizioni per aiutare a sequenziare meglio il DNA. Un premio enorme per il nostro territorio, una sorta di premio Nobel dell'informatica che per la prima volta viene dato a degli italiani. E allora ho voluto, come consiglio regionale, conferire il massimo riconoscimento, il gonfalone d'argento, alla loro capacità di fare ricerca, alla loro capacità di anticipare il futuro. Questo è un premio che non va solo al professor Ferragina e al professor Manzini, ma a tutta la scuola informatica pisana per il grande contributo che ha portato avanti in questi ultimi decenni nella vita di ciascuno di noi. Ferragina e Manzini sono arrivati a Pisa per gli studi universitari e proprio qui, nel primo Ateneo italiano a istituire negli anni Ottanta il corso di laurea e il dottorato in informatica, i due docenti hanno messo a punto la scoperta che valsa loro la scorsa primavera quello che è considerato il Nobel dell'informatica. I due professori hanno inventato l'FM Index, un indice compresso che supporta ricerche veloci. L'idea è consistita nello sviluppare un algoritmo che consentiva di comprimere i dati, quindi ridurre lo spazio da questi occupato, e però consentire sempre di cercare su questi dati in maniera molto veloce. E da questo poi sono susseguiti una serie di risultati e di applicazioni che hanno riguardato non soltanto i motori di ricerca, ma soprattutto, ed è questa la motivazione dell'impatto, la genomica, la biologia computazionale, perché oggi queste tecniche vengono utilizzate sia per il sequenziamento del DNA che per la scoperta e l'analisi delle sequenze genomiche a ricerca di nuove malattie. Adesso la nuova frontiera è lavorare con il cosiddetto pangenoma, cioè non si lavora più con un singolo genoma di un singolo individuo, ma per la ricerca di malattie rare, ad esempio, si lavora con tantissimi genomi, con migliaia di genomi, e a questo punto il problema diventa ancora più complicato. È ancora più importante avere degli strumenti per la ricerca efficiente in queste grandi collezioni di dati, e diciamo il seguito della nostra ricerca sta appunto lavorando sempre in questa direzione per permettere appunto dei risultati ancora più forti per curare, addirittura cercare cure anche per le malattie più rare che si verificano soltanto in pochi individui della popolazione. Dal 25 al 27 agosto Collodi celebra il burattino più famoso del mondo con una manifestazione di teatro, musica e arte circense. Si tratta del Pinocchio Street Festival, un evento con ospiti internazionali a ingresso libero che avrà luogo nell'antico borgo dove è nato uno dei simboli della nostra regione. Un'iniziativa bella, un'iniziativa importante, perché permette di raccontare le tante bellezze ci sono a Collodi, e questo è uno di quegli eventi che viene riconosciuto ben oltre la nostra regione. Il nome di Pinocchio viene portato in tutto il mondo e questi spettacoli urbani riescono a far crescere, anche a migliorare anche gli eventi e le iniziative che ci sono sul territorio. Una manifestazione giunta alla sua 8ª edizione che rappresenta una grande occasione di valorizzazione e visibilità del borgo toscano.
un evento che siamo sicuri porterà tantissime migliaia e migliaia di persone non solo a godersi lo spettacolo dell'organizzazione, a cui vanno veramente tutti, al Presidente, a tutto lo staff per la sua splendida organizzazione, ma soprattutto finalmente poter portare tantissime persone a visitare Collodi, la nostra splendida realtà che ha bisogno chiaramente di essere promossa grazie anche al lavoro che sta facendo la Fondazione, quindi dal Presidente Bennacchi, ma deve vedere un lavoro di squadra, di sinergia, compresa a partire dall'amministrazione, che deve patrocinare, sponsorizzare e condividere proprio questi eventi, proprio per valorizzare sempre di più questa nostra splendida realtà. Un appuntamento particolarmente importante è quello di quest'anno, che coincide con il 140esimo compleanno di Pinocchio. È un anno importante per noi, lo festeggiamo nel modo dovuto, abbiamo fatto un accordo con il gruppo che comprende anche il quotidiano La Nazione, perché Carlo Lorenzini è stato uno dei grandi giornalisti della Nazione e peraltro ne curiamo anche l'edizione nazionale, che si compone ben di 18 opere, di 18 volumi, per realizzare e pubblicare tutto quello che Carlo Lorenzini ha fatto nel tempo. Ci fa piacere, nell'ambito di una serie di programmi e di progetti che abbiamo scelto per il 140esimo, mantenere anche la manifestazione Pinocchio senza fili. È una manifestazione che curiamo da molto tempo, anche perché ha quel valore internazionale che da tempo curiamo. La Fondazione oggi ha operative e attivi nel mondo oltre 140 manifestazioni, e quindi anche questo bene si colloca in quella linea. Un festival dal programma ricco, che si snoda tra il Parco di Pinocchio e il Giardino Storico di Villa Garzoni fino al Collodi Castello. Ci sono ospiti internazionali che ci aiutano a esprimere questo legame tra appunto lo spettacolo popolare e quello colto, come la presenza quest'anno, domenica 27, di Gardi Utter, una delle più grandi clown al mondo. Poi abbiamo il ritorno di Mattias Martelli, un giovane attore che ha iniziato dalla strada e che, grazie alla regia di Eugenio Allegri e alla disponibilità del maestro Dario Fo, interpreta nuovamente Mistero Buffo, uno dei pochi attori italiani che ha questo privilegio, e lo fa meravigliosamente, portando da noi il sabato 26 La fame dello Zanni. Poi il venerdì 25, quindi andiamo a ritroso, Jean Menin dalla Francia, un mimo eccezionale. Ha tanti gruppi e eventi importanti come gli Asgavroschi Brothers dall'Armenia, la Bada Bim Bum Band. Ci sono poi gli spettacoli a Collodi Alto, a Collodi Castello, che sono dei micro interventi, ma che la gente da tanti anni ama moltissimo, perché la dimensione che si respira lì è veramente magica, insomma. Negli anni Ottanta ne erano rimasti solo 8 esemplari ed è stato solo grazie all'impegno tenace dell'Associazione Cavallino di Monterufoli che oggi quello che può essere ribattezzato il pony toscano è conosciuto e apprezzato in tutta Italia e nel mondo. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di assegnare una targa di riconoscimento all'associazione. Questa è la nostra idea di Toscana: sostenere la biodiversità, fare in modo che razze come il cavallino di Monterufoli possano essere sostenute e possano tornare a crescere. Nel 1990 erano poche unità, oggi invece sono più di 900, e allora questo è un premio alla Toscana diffusa, alle nostre radici, alle nostre tradizioni, è un premio all'impegno per una Toscana che sia sempre ambientalmente più sostenibile. Il Consiglio regionale ha deciso di ringraziare l'Associazione per la difesa della razza del cavallino di Monterufoli per il pony italiano, per l'attività svolta in questi anni. Il cavallo è un cavallo molto docile, che per dimensioni si presta sicuramente a far iniziare i bambini ad andare a cavallo, per l'ippoterapia, per tutta una serie di attività, per cui si è rivelato essere anche da un punto di vista competitivo all'altezza dei ben più famosi pony, che magari costano però 20, 30, 40 volte in più.
Grazie al lavoro dell'associazione, il numero di questi cavallini toscani è salito a quota 400, permettendo alla razza di farsi apprezzare per le sue molteplici doti. Innanzitutto è un cavallino prettamente toscano, le origini sono proprio bolgheri, quindi più toscano che questo non esiste, nobili perché vengono da Conte della Gardesca, e sono cavallini talmente frugali e facilmente, diciamo, a livello allevatoriale sono facilmente gestibili, che avevano avuto purtroppo dopo l'americanizzazione una decadenza, serviva per le signore per andare a portare magari i viveri da un posto all'altro, al dottore per fare le visite in campagna, oppure essendo corto e piccolo serviva per lavori in campagna, come sapete, dove ci sono delle colline e ci sono dei terreni con poca estensione. Quindi da lì, prettamente un lavoro agricolo, siamo riusciti oggi ad impegnarlo nello sport a tutti i livelli, anche agonistici. Non altro, oggi andiamo a Poniadi, da oggi sono i giochi della gioventù dei ragazzi da 6 a 13 anni che abbiamo su Arezzo, quest'anno l'occasione di Arezzo, è un manifestazione di interesse federale della Federazione Sport Equestre Italiana. E lì abbiamo più di 7 monterufolini in varie discipline, in endurance, in polo, in salto ostacoli, in attacchi, quindi vedete che piano piano ci credono in noi e noi crediamo negli allevatori e nei centri ippici che usano questo cavallino e le distribuiamo un po' in tutta Italia. Un impegno, quello dell'associazione, reso possibile dalla sinergia con il comune e che ha importanti ricadute su tutto il territorio. L'associazione gestisce il centro ippico Santa Barbara, che è un centro ippico di proprietà del comune di Pomarance. Lavora appunto dal 2008 salvaguardando la razza, portandola a conoscenza anche nelle manifestazioni, nelle fiere, negli eventi, e quindi contribuisce sicuramente alla conservazione del valore anche storico, culturale del territorio dove il cavallino viene allevato. E poi l'associazione, data la caratteristica proprio del cavallino, che è una razza molto mansueta e docile, e per questo l'associazione, il cavallino di Monterufoli, la utilizza anche in attività sociali molto, molto importanti, e quindi vengono fatti piani socioterapeutici utilizzando proprio l'accudimento dell'animale, quindi diciamo, il cavallino di Monterufoli è un simbolo di biodiversità, ma anche di cura e sostegno. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.